Da gennaio si cambia. Prima di proseguire però ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ora, come sapete, chi mi segue da un po' di tempo, gennaio è un mese di quelli che preferisco, perché è un mese che serve per riorganizzare le idee, rimettere a posto, rimettere ordine, dare vita ai progetti che magari balenano in testa da un po'. È un periodo più tranquillo lavorativamente perché non c'è la buffata delle feste di dicembre. Comunque è buono perché a dicembre c'è tanto lavoro che si accumula, soprattutto nella seconda parte del mese. A gennaio ci si può prendere un po' di fiato e riprogettare, riprogrammare le proprie attività. Ecco che ho deciso di cogliere l'occasione per cambiare un po' questo canale. A marzo saranno 5 anni che questo canale è attivo, che fa video con una certa continuità nonostante alcuni periodi di stop. E più o meno il format è rimasto sempre quello, gli sfondi sono rimasti sempre quelli, tranne alcuni casi, eccetera. Le intro, le sigle, le grafiche sono cambiate a periodi, ma c'è una sola cosa che non è mai cambiata, che è il nome. Essere DJ Oggi. Ora, magari non è mai stato granché come nome, però sicuramente dopo un po' di tempo inizia ad avere poco senso, sia per la varietà degli argomenti trattati, sia anche per il fatto di essere, diciamo, poco catchy. Allora, questo è il primo, forse l'elemento più importante che ho deciso di cambiare, perché vorrei, come ho detto più volte, intanto allargare il giro degli argomenti, quindi non essere più soltanto specifico nel ciò che riguarda i DJ, ma allargare il campo alla musica, a un po' quelle sono le mie opinioni sul contesto di riferimento. E poi soprattutto l'idea di togliere questo nome così, forse un po' retro, diciamo, e utilizzare un linguaggio ancora più semplice, ancora più immediato, per introdurre e incasellare i vari video del canale. Quindi semplicemente il canale si chiama DJ Nejo, che sono io, e ci sarà una semplice divisione di argomenti con alcuni colori diversi per dare anche un occhio visivo a quelli che sono gli argomenti dei video, o meglio le categorie, e poi semplicemente parliamo di questo, quell'altro, quel genere musicale, quel DJ, quell'argomento, eccetera. Questa è un po' la principale novità che sarà messa in campo. L'idea è un po' di snellire questa struttura che sta dietro a tutti i video e andare in maniera più diretta al sodo, a quello che è l'argomento, anche magari sviscerato più a lungo, perché non necessariamente dovranno essere video brevi su una singola questione, ma mi piace anche approfondire alcuni aspetti, alcuni personaggi. Per esempio, sono in programma già dall'inizio dell'anno 2023. Quello che mi sono accorto negli anni è che il mio stile è questo. È inutile cercare di voler essere qualcos'altro e voler raccontarmi per quello che non sono, oppure cercare di inseguire quello che funziona se fatto in un altro modo. Io ho questo stile qui, maturato nel corso di questi anni, e allora l'idea è semplicemente di migliorarsi nei contenuti e nell'esposizione dei contenuti. Però pur con questo stile, che ha i suoi pregi e i suoi difetti, l'idea è quella di approfondire certi aspetti ancora più nel dettaglio, ancora più dal punto di vista tecnico, se vogliamo, senza rimanere soltanto sul piano teorico e discorsivo, e cercare anche di fare delle retrospettive sia dal punto di vista musicale sia su alcuni degli artisti che secondo me hanno un significato, e poi andare ad abbracciare anche altre aree musicali, perché comunque sia, ora ovviamente non si può parlare di tutto perché non ne ho la competenza, ma come sappiamo bene non ne ho neanche l'interesse, però ci sono alcuni aspetti che riguardano anche mondi apparentemente esterni all'ambiente dei DJ della musica elettronica, di cui poter discutere insieme. E allora non sentirete più la chiusura "fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi", ma al di là della formula, quella che sarà, il contesto di riferimento cercherà di allargarsi un po' negli ambiti comunque sempre afferenti alla musica. E sarei curioso di sapere
cosa ne pensi, se sei un utente della prima ora, se hai conosciuto il canale da poco oppure per caso da un video recente, oppure anzi per i meccanismi curiosi di YouTube hai conosciuto il canale da poco ma per un video vecchissimo e quindi non hai presente tutto lo storico di questo percorso. Quello che è importante è anche il contributo di chi questo canale lo frequenta, perché proprio grazie ai commenti, che molto spesso si suggeriscono argomenti, spunti di discussione, anche correzioni utili, perché sono anche io il primo che impara dalle persone che frequentano questo canale. Quindi, a maggior ragione, in questo momento di passaggio, diciamo così, sono a chiedere la tua opinione in merito. E sono curioso. Quindi, per l'ultima volta, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. E continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.